Buonasera a tutti e ben ritrovati la Social TV, il salotto della Libreria Bocca. Ricostruire senza sosta la speranza. Insomma, questo lunedì partito tardi perché il primo appuntamento era alle 13:30, ma ricco di eventi e di incontri. Questo lunedì 29 marzo, come vola il tempo? Come vola il tempo? Sembrava ieri il 14 settembre, siamo già praticamente ad aprile, in primavera, abbiamo l'ora legale e abbiamo raddoppiato anche un incontro fisso settimanale che è quello con il mio amico ormai. Perché è veramente un amico a distanza, ma è tale. Fortunato D'Amico con la sua rubrica Dynamic Calcio. Ciao, Fortunato. Ciao Giorgio, Ari ciao, come si Ari, dice, anche ciao. questa giornata molto torinese perché passiamo da Mascasacci adesso ad un altro ospite torinese veramente importante per la cultura che parte da Torino, perché abbiamo una giornalista, una critica televisiva, un'autrice anche di libri interessanti ed è Alessandra Comazzi che Allora, diamo il presento e benvenuto ad ringrazio di essere Alessandra. qui. Ciao Alessandra, Buonasera, benvenuta. buonasera a tutti. Ciao Fortunato, ciao Giorgio, ciao, grazie di avermi invitato. Mi fa piacere essere qui, davvero. Non è un modo di dire essere in presenza a Milano sarebbe molto meglio, però non lamentiamoci e godiamo, beneficiamo di queste belle tecnologie che ci permettono di condividere. Va, Ma dai, bene così. l'idea è quella di andare avanti tutto il 2021, quindi probabilmente torneremo finalmente green forever, si spera per sempre. E poi comunque è bello perché nella Libreria Bocca nasce ad Asti, ma diciamo che la prima tipografia importante la apre a Torino, quindi comunque c'è questo gemellaggio Milano-Torino che va sempre bene. Ti Ma che lascio bello! piacevole compagnia del nostro ospite, di colui che ovviamente ti ha anche ospitato, e ti ringrazio della tua partecipazione e ovviamente buonasera a tutti coloro che si sono collegati e si collegheranno. Buonasera a tutti. È una piccola chiosa, a questo punto si parlava di tipografia. Mio padre, che ricordo sempre molto volentieri, era tipografo, una della genia dei tipografi di Trino. Sa, quest'area era una grande zona di tipografi qui il nord-ovest, e quindi là c'è un filo che unisce la Libreria Bocca adesso, la tipografia, l'arte tipografica e Ed è anche il tuo queste. mestiere, perché poi tu hai iniziato giovanissimo a fare la giornalista. Oggi sei un'affermata critica televisiva, ti avranno visto sicuramente in televisione i nostri video ascoltatori più volte, però tu hai iniziato da bambina a fare questo mestiere, piccolissima. Dicono le cronache che sei stata la più giovane giornalista. Cosa è Professionista. successo? Sì. E ho Un cominciato molto professionista? presto perché mio padre, che faceva il tipografo alla stampa, fui lì, cioè non è che fosse direttore, non era neanche un giornalista, era tipografo, però quando io ho finito il liceo, la sta figlia di cui andava così orgoglioso, mia figlia scrive bene, erano altri tempi, lo dice ai redattori che allora cercavano sempre giovani nuovi da provare. E così ho cominciato, ho collaborato per 2 anni, poi mi hanno assunto, ragazzi, assunta a tempo indeterminato alla stampa 21 anni. Fantascienza adesso, la fantascienza. Per cui a 23 ero professionista, per un po' la più giovane professionista d'Italia, ma come tutte le caratteristiche legate alla gioventù, è passata presto, amici miei. Senti, ma quanti, cioè a 21 anni, che cosa avevi studiato? In cosa sei diplomata? Cosa stavi Sì, a facendo a 21 anni quell'allora? avevo fatto la maturità classica, avevo dato la maturità classica, mi ero iscritta a giurisprudenza. A 21 anni, quando sono stata assunta, ero al terzo anno di giurisprudenza. E naturalmente, siccome cioè si studia per lavorare, io ho trovato un lavoro molto impegnativo, tra l'altro, perché pensa un po' alla redazione, quindi senza orari, poi la passione della gioventù, la bellezza del mestiere, imparare il mestiere. Per cui, insomma, non riuscivo a trovare il tempo per studiare giurisprudenza, che è impegnativo, passo a lettere. E non mi sono laureata nemmeno in lettere. Insomma, per farla breve, ragazzi, mi sono adesso, non so se ce la farò, mi sono reiscritta all'università. Proprio sono una nuova matricola, frequento storia, che ai miei tempi non c'era come facoltà, adesso sì, e quindi sto veleggiando tra la storia romana e la storia medievale. Ecco, ma Alessandra, a Non 21 parlate dei anni, longobardi, che non state tanto bravi, eh. volevo chiederti questo, a 21 anni, con dei big del giornalismo in quegli anni, no? Mitici, una ragazzina di 21 anni, come si sente davanti a questi
Grande. Allora, io sono stata assunta da Arrigo Levi. Arrigo Levi, ai miei tempi, e ho cominciato poi per lavoro a conoscere Enzo Biagi, Indro Montanelli, tanto discusso adesso Indro Montanelli, così politicamente scorretto. Comunque, allora, quando ho cominciato io era solo Indro Montanelli, un grande giornalista, Lietta Tornabuoni. E poi comunque loro erano le persone più conosciute, quelle diciamo del giornalismo scritto, però voi sapete bene che c'è tutta la parte, adesso i giornali di carta sono meno importanti, non li legge più nessuno, chissà se sopravviveranno, ma quando ho cominciato io i giornali di carta erano fondamentali, vendevano, che ne so, il Corriere della Sera è arrivato a vendere quasi 1 milione di copie. La stampa ne vendeva 600-700 mila, la Repubblica pure, quindi insomma erano veramente grandi cifre. Quindi una bella parte del giornalismo, una parte creativa anche, è quella della confezione, l'impaginazione, no? Qua siamo in libreria, parliamo di libri, di quanto è importante impaginare libri, impaginare giornali, quindi la parte di redazione che decide come fare le pagine, che cosa mettere in pagina, quali articoli mettere in pagina, che cosa mettere d'apertura, di spalla, di taglio, cioè che senso dare alla lettura della contemporaneità, perché il giornale dovrebbe essere quello, no? Decodificare, e fare anche una sintesi di quello che è capitato durante la giornata, scegliendo tra le tante cose che sono capitate. Adesso naturalmente è un ruolo che non a caso i giornali si leggono così meno, perché è un ruolo che non ha più senso, no? Non è il ruolo della carta, ci sono i social, ci sono le notizie Ecco, immediate. ma Alessandra, ma allora non c'erano le scuole di giornalismo, se non sbaglio. Chi vi insegnava a 21 anni a fare giornale? Quando ho cominciato io, no, le scuole non No. c'erano, poco dopo hanno cominciato, sono cominciato proprio Milano e a Roma, poi basta, si sono Ma chi è che ti allargati. istruiva? Cioè, come un pezzo di un giornale completamente diverso da una scrittura in prosa piuttosto Sì, che un romanzo, cioè. non c'erano, no, Nessuno. la strada, la pratica, la gavetta. Ma Se nella chiedevi strada. consigli, cosa facevi? Rubavi il mestiere a qualcun altro? Ti sedevi vicino a una scrivania? Eh no, eh beh, No. i giornali sono organizzati come delle caserme, no? Sono molto militarizzati e molto verticistici, per cui sono una piramide, è uno dei pochi luoghi dove ancora esiste, adesso, no? Ancora esiste la dittatura, cioè quel che dice il direttore si fa, senza farla tanto lunga, se non si è d'accordo a un certo punto si può anche dimettere, ci sono le litigate, però in generale quello è. Per cui c'è questa struttura piramidale, il direttore, i vice direttori, i capi redattori che sono a capo delle redazioni. E poi ci sono i vari servizi, i dipartimenti, chiamali come vuoi, i servizi in cui si divide la scansione del giornale. E quindi c'è la politica, la cronaca, lo sport, lo spettacolo, la cultura. E ogni redattore appartiene a un certo servizio, ogni servizio ha un capo servizio. E quindi diciamo che nella organizzazione del lavoro giornalistico, il nuovo assunto, il praticante, si chiamava così perché per diventare giornalista professionista bisogna fare 18 mesi di praticantato per poter poi dare l'esame di Stato a Roma. Diciamo il caposervizio di riferimento ti affiancava nel tuo lavoro di praticantato e lì, come in una bottega artigianale, imparavi facendo. Facevi un titolo, guarda che non ci sta, non mi piace, non è bello, non vedi che c'è la ripetizione, fa. E poi immaginavi, la creatura della la creazione della pagina era anche lasciata a noi giovani. Io ricordo che dopo pochi mesi dalla sua sono stata montata lì, falle tu, e ti prendevi quei fogli che allora si chiamavano Menabò, si chiamerebbero ancora Menabò, no? Era la scala dell'incolonnamento dei giornali, e tiravi le tue righe, aperture. Io il mio primo servizio fu in una allora, la stampa si facevano tutte a Torino le cronache delle province del Piemonte, no? Ogni provincia ha una sua un tot di pagine, si faceva però tutto a Torino. Quindi il mio primo servizio di riferimento furono le cronache del Novarese, dove c'era anche allora la tua Vigevano, corrispondente Giancarlo Rolandi. Quindi si facevano i cosiddetti pronti. Si chiamavano tutti i corrispondenti, i quali la mattina, i quali a loro volta avevano già chiamato le caserme,
gli ospedali per vedere che cosa era successo. Ma Era un quanta lavoro. gente abitava in un, quanta gente lavorava in un quotidiano per fare una cosa così mastodontica con tanti giornalisti? Quanta gente c'era ogni giorno alla stampa, tra Al massimo del tipografi? suo splendore, la stampa ha avuto un migliaio di dipendenti, anche di più, 1200 dipendenti. Tra tutte, era una macchina impressionante, impressionante Ma perché questa che. tutto il corpo giornalistico nelle diverse redazioni, comprese poi Roma e Milano, e l'enorme apparato tecnico, cioè tutti i tecnici, i tipografi, le rotative, gli spedizionieri. Figuratevi che a quell'epoca erano tutti dipendenti, altro che società di servizi. Dipendenti erano gli autisti, dipendenti erano le donne delle pulizie, dipendenti erano gli spedizionieri, naturalmente. Sì, tutta la catena produttiva, tutta la filiera Ma chi era faceva il parte. manager che dirigeva veramente tutto? Il direttore? Chi era il manager che riusciva a distribuire mille persone il lavoro? Sì. C'era il direttore del giornale che diciamo era come fosse il direttore artistico, quello che badava ai contenuti, ai rapporti con la proprietà, perché non sono secondi neanche questi. E poi c'era il direttore tecnico dello stabilimento, era un grande stabilimento, quindi sì, erano di solito ingegneri comunque, l'ingegner Vota, l'ingegner Paloschi, che erano grandi, grandi personaggi, l'ingegner Fiammengo, certo. Tutti ingegneri, non so se lo erano veramente, però noi li chiamavamo erano gli ingegneri, per Allora si dirigere una chiamano anche dei fabbrica. tipi, si diceva dottore, ingegnere, Dottore, architetto, certo, si ingegnere, sì. E poi c'era chiamano. questo comparto giornalistico che doveva mettere dentro le notizie, insomma, che Senti, ma tu il stava. primo articolo l'hai fatto da dentro la redazione, ti hanno sbattuto fuori e ti hanno detto questo, vai. Il mio Fai primo articolo intervista. della Beh, vita o alla stampa? il tuo primo articolo com'è stato? Raccontami questa parte iniziale, Ah com'è? sì? Ma siamo, ah sì, interessa questa, è preistoria, Certo, è signore, vabbè che io preistoria, studio scusa. storia, ma qua è davvero siamo ai Longobardi. Comunque, il mio primo articolo, vabbè però, guarda, è stata una soddisfazione professionale che non so quella del primo articolo, se poi ne ho provate altre, perché, cioè, altre così intense. Avevo dunque 19 anni, appena finito la maturità, io esattamente il primo giornale per il quale ho cominciato a collaborare è stato La Voce del Popolo, che era il settimanale della diocesi di Torino che si stampava sempre alla stampa. Ed era stato di quei redattori lì che mio padre aveva vantato le doti della figlia. E allora loro mi dicono prova. E lì comincio e era l'anno in cui erano arrivati nelle scuole i decreti delegati, che significava che entravano nella scuola le componenti degli insegnanti e degli ragazzi e dei genitori. Quindi c'erano tre fasce di persone da sentire e mi commissionano ma subito un'inchiesta. Io ragazzina dovevo fare un'inchiesta per queste tre categorie che andavano a far parte dei decreti delegati e la più grande soddisfazione fu la seconda puntata, quella dedicata agli insegnanti, finì in prima pagina, che era la voce del popolo. Però c'era scritto gli insegnanti nei decreti delegati, il servizio di Alessandra Comazzi a pagina tal dei tagli e cominciava lì. E quella fu. Quindi secondo articolo in prima pagina. E poi ho cominciato a collaborare a Stampa Sera e il mio primo articolo invece sulla Stampa Vera, che lavoravo per le cronache del Novarese, anche se ero a Torino, fu sui Sacri Monti, i Sacri Monti del Novarese, della provincia di Novara, sì, che allora non c'era ancora il Verbano Cusio-Ossola, Novara comprendeva tutto. Appunto. Beh, senti, comunque fare il giornalista voleva dire parlare di tutto, non avevi una specializzazione in quel momento storico, eri tuttologa, no? All'inizio no, sì. La formazione di allora era così. L'idea era che il giornalista dovesse essere in grado di fare un po' di tutto. Infatti la scuola delle province, noi le chiamavamo così, queste edizioni locali, era una grande scuola perché potevo occuparmi sia a livello di redazione, sia di scrittura dei pezzi, se capitava, di qualunque cosa, la cronaca bianca, la cronaca nera, la politica, lo sport, i novaresi, i Novara erano gli azzurri. Ho imparato anche appunto a occuparmi dello sport, condensare i titoli sui rigori, i falli, e i calci di rigore, quindi è stata una grande palestra, però poi lì,
ci sono anche le attitudini di ciascuno. Io ho sempre amato lo spettacolo, io ora sono una giornalista di spettacolo che ama lo spettacolo, quello era il settore in cui mi sarebbe piaciuto andare. E dopo 4 anni di cronache del Novarese, c'è bisogno di una persona, di un redattore agli spettacoli. E vado io ed è lì è cominciato il mio vero percorso lavorativo importante nelle cose che faccio. E qui eri ancora una ragazzina, anche in questo caso. Eh sì, no, io ho fatto veramente, ho cominciato molto presto, sì, sono andata al servizio spettacoli che avevo 20, 1, 2, 3, 4, 25, 26 anni. 26 anni e poi subito, poco di 2 anni dopo, Gaetano Scardocchia, che allora era direttore della stampa, mi ha affidato di nuovo a questa ragazza. Poi si dice adesso i giovani, ammazza, i giovani ci buttavano proprio in pista, è altro che mi ha affidato la realizzazione di un nuovo settimanale che fa tuttora la stampa, che come diceva Pippo Baudo, l'ho inventato io, ma l'ho inventato lui, no? Torino 7, che era come trova Vivi Milano, Trova Roma, quelle cose lì. E poi a 30 anni, forse 31, ma io sono di dicembre, dico sempre un anno in meno, divento responsabile del settore spettacoli a 30 anni, pensa te, con Beh, tutti tante, questa. a quel punto lì, con tante persone che lavoravano per me. E poi, quando viene a mancare il critico televisivo, che era il decano della critica televisiva italiana, Ugo Buzzolan, direttore Mieli, Mieli mi affida questa rubrica televisiva che si chiamava TV e TV e che è andata avanti per tanto tempo. Beh, che sei diventata così esperta che credo sia nata una cattedra giusto apposta per te, o sbaglio, Ma universitaria. sai tutto, ma dove le hai prese tutte queste cose? Sì. Si chiamava Analisi e Critica della Televisione. Sì, sono stata professore a contratto, senza essere laureata, perché si può, non è stato un abuso di legge. Quindi sono stata professore a contratto all'Università di Torino, qui prima della riforma, direi, e insegnavo appunto analisi e critica della televisione. Poi il rettore di allora, che davvero non è per Romero, non mi ricordo proprio chi fosse, non mi ricordo chi fosse, convoca tutti i professori a contratto e non, e dice: vi devo fare una proposta indecente. Ah, teniamo conto che almeno all'Università di Torino la ricompensa per il professore a contratto è veramente esigua, e praticamente, mi ricordo bene, era praticamente un rimborso spese. Premesso ciò, lui dice: vi devo fare una proposta indecente. Non ci sono soldi per pagare zero per il professore a contratto l'anno prossimo, però se continuate a restare, a far parte della grande famiglia. E allora io, che in quel periodo, tra l'altro, mi stavo anche occupando del sindacato dei giornalisti, e della che in, no, noi afferriamo, abbiamo una serie di associazioni nelle varie regioni, la nostra è l'associazione stampa subalpina, guarda un po', e che afferiscono alla FNSI, alla Federazione Nazionale della Stampa. Una delle mie battaglie personali, ma anche dei colleghi del sindacato, era quello di combattere contro il lavoro, non è che abbiamo vinto, ma comunque. Però combattere contro il lavoro nero, contro l'abusivato, contro il lavoro non pagato, il lavoro si paga. E quindi proprio non potevo né volevo accettare il fatto di fare io una cosa che esortavo gli altri a non fare. Quindi alla proposta indecente del rettore risposi no, grazie. E quindi ho fatto quell'anno il corso e poi, boh. E poi non l'ha più fatto nessuno, eh? Come dicono i latini, aut Caesar, aut nullus. Prendila più bassa, Comazzi. Beh, però Comazzi poi ha insegnato, cioè ci sono stati questi master su Giorgio Bocca, no? Quindi ti sei comunque sempre portata nel campo dell'insegnamento di un'attività che prima di allora non era mai stata in qualche modo istruita, no? Sì, tutor, sono stata per 2 volte tutor al master in giornalismo Giorgio Bocca, che è intitolato a Giorgio Bocca per l'appunto della città di Torino, che è dell'ordine dei giornalisti e dell'università, è di Unito. E quindi è lì sono stata, ho fatto il tutor per l'altro biennio scorso, ho fatto il tutor per la carta stampata. Quest'anno darò qualche lezione specificamente sul mio settore, spettacoli, televisione.
perché tu dici sì, l'insegnamento, però che proprio lo faccio, come vedi, periodicamente nella vita mi capita di farlo. Anche adesso, proprio l'altro giorno, il direttore della stampa, prima Molinari, adesso Massimo Giannini, ha un corso a scienza della comunicazione che si chiama Linguaggi giornalistici, ma i direttori non possono seguirlo interamente, quindi fanno un paio di lezioni. E poi c'è un caporedattore, Enrico Caporale, che organizza una serie di lezioni da parte di diversi colleghi. E una di queste colleghe chiamate a fare un po' di ore di lezione ai ragazzi dell'università sono io. Ho parlato di linguaggi giornalistici, specificamente televisivi. Quindi questo fatto dell'insegnamento un po' ritorna periodicamente, ma che sia proprio la mia tazza di tè, ragazzi, no? No. Insegnare è difficile, non sono capace, è un mestiere, ragazzi. Come ci si improvvisa? Io sono un'improvvisata nell'insegnamento, cosa vuoi? Trasferisco le cose che so, gliele dico, gliele racconto, si fa così, si fa così, però capisco che ci vuole qualcosa, è un come si dice a Milano, forse ufele falto mestè. Ho Quindi, fatto me stessi, se serve la mia esperienza, me ne lascio quanta ne volete, cari ragazzi, però. senti, ma io sono curioso, Alessandra, sei un personaggio anche tu eclettico. Oggi Fortunato ci ha regalato due perle di straordinaria rara bellezza. Ma domanda, qual è l'esigenza di una donna come te, che è sempre stata ragazzina nel mondo del lavoro, e di avere una laurea in università, visto che tu hai fatto l'università migliore della vita e migliore di qualsiasi altra, quella della vita, l'università del vivere insieme agli altri e di relazionarsi insieme agli altri. Qual è questa esigenza? Da dove nasce? Esigenza, come hai ragione, esigenza vera e propria no, è più che bello mettersi a studiare cose che alla fine, dopo il liceo, chi aveva mai pensato al puccio di Odoacre che scaccia l'ultimo imperatore di Roma, gli ostrogoti che arrivano, no, figo, e tante altre cose. Però ci sono due motivi. Uno, che io sono un po', non sono pignola, però è un po' precisina, sì. Allora, non aver finito una cosa che ho cominciato mi sta un po' qua. Ecco. E secondo è un po' questo, io avevo questo papà tipografo che era mancato 95 anni, era veramente un personaggio, poi sembra che lo dica io, la figlia, il complesso di Edipo, no? Ma era veramente un bel personaggio. E sia lui sia mia mamma certamente ci avrebbero tenuto tanto che io mi fossi laureata. Non hanno rotto tanto le scatole quando non mi sono più laureata, perché lavoravo, perché quello era un lavoro bello, quindi appunto si studia per lavorare. Però così, un po', se riesco a laurearmi, glielo dedico, va. Ai miei cari genitori. Non l'ho fatto quando erano vivi, lo faccio perché sono morti, se lo faccio, per carità, ma non deve neanche diventare una fissa. Perché questi, si dice l'università di adesso, ma è tosta, ma si studia tantissimo. Quelli parlano, raccontano, prendi appunti, no, però questo, attenzione, no, ma questo non è nel manuale, questo lo trovate nel manuale, non è che lo trovate anche nel manuale, si sovrappongono, tu devi sapere tutto, poi non è nemmeno che dici, beh, posso scrivere la lezione. No, la lezione la registri. Caro ragazzo, qui te l'ascolti, prendi appunti, te la ricordi, ti interrogo, ma ti interrogo anche sul libro. Terribili questi. Che poi voglio dire, Fortunato ci può insegnare, nel senso che poi non c'è solo il fatto della carta, della laurea, dell'università, ma poi la passione che muove la curiosità e muove poi l'interesse, perché lo studio è continuo, è quotidiano, nel senso Sì. che Fortunato quotidianamente apre e legga tutti i libri che escono, ma le cose fatte in università sono una base, ma tutti i giorni si costruisce un nuovo palazzo, no? Sì, diciamo che effettivamente che fare insegnante vuol dire poi fare anche una sintesi di quello che si è fatto in un Certo. percorso della vita, quindi quello ti aiuta. Ma senti, io volevo farti una domanda, la mia curiosità è, ma mi piace moltissimo Umberto Eco, mi sono formato anche leggendo Umberto Eco, ma una critica televisiva, che critica? Che cos'è questa professione? Ah, beh, questa è un'altra. Dunque, intanto è una Se non sai professione. rispondere, proviamo a far rispondere Giorgio. No, è una professione alla quale si arriva, almeno io sono arrivata in modo abbastanza casuale, ma
Credo che più o meno siano arrivati per caso quasi tutti i critici televisivi di adesso attraverso due strade. L'Accademia, come Aldo Grasso, che è un professore universitario, gli fu chiesto, allo, si interessava dei media e della comunicazione, e da lì ha cominciato la sua fortunata carriera anche di critico televisivo. Invece io vengo anche lì, vengo proprio dalla bassa terra, dalla manovalanza, La dal gavetta, giornalismo. ma è la strada migliore. Vabbè, il giornalismo lo conosco, modestamente posso non sapere tante cose, ma i meccanismi dei giornali, sì, questo davvero. E quindi vengo da lì. E nacque perché, appunto, come stavo accennando, era mancato il decano dei critici televisivi italiani, che si chiamava Ugo Buzzolan, che era il critico della stampa, ed era una figura difficile da sostituire, no? All'epoca la televisione aveva maggiore importanza ancora che adesso, soprattutto, diciamo, la televisione condivisa. Quando andava tutti guardavano Canzonissima, quando guardavano il romanzo sceneggiato, tutti guardavano il romanzo sceneggiato, non è che ci fossero mille canali da andare a percorrere, no? E quindi Buzzolan era molto noto, era molto seguito, molte firme della stampa avrebbero voluto prendere il suo posto. Ma Mieli, la mia idea, e lui non ha mai smentito, è che non voleva inimicarsi nessuno di queste grandi firme della stampa. Allora c'era a disposizione sta ragazzina, che ero io, che però ero già al giornale da tanto tempo, come fortunato d'amico con la sua arte maieutica, è riuscito a estorcerlo. Ero già al giornale da tanto tempo, ero già a capo servizio perché mi hanno fatto con i calzoni corti, bambina, eccetera, con il fiocco della mi facevano già capo servizio soltanto perché avevo tante energie e non smettevo mai di lavorare, tra parentesi, diciamo anche questo. E quindi ero lì a disposizione e Mieli mi dice: ma tu, la domanda di Mieli fu: ma tu sai essere cattiva? E io, che vabbè, fortunato mi conosce da tanto tempo, Giorgio mi conosce poco, ma ti pare, si vede dalla faccia, non posso essere cattiva. E non so neanche mentire perché la fisionomica mi rivela, ma insomma, poco che so fare mento e dico a Mieli: certo, cattiva, Certo. come no, proviamo. E da allora abbiamo provato e Cioè, non è una va. cosa, cara Alessandra, l'ombroso in questo periodo non è di moda, se no metà della politica sarebbe già da un'altra parte. Bravo, l'ombroso non è più di moda, anzi, no, però avrò proprio tutti i torti, non Ma riesco. vedi, la curiosità ti spinge ad andare avanti, no? Per cui Alessandra, tu non è che fai solo critica televisiva, sei stata assunta dagli architetti internazionali italiani, hai dato il volto anche al premio Dedalo Minossi alla committenza di architettura e quindi hai fatto la presentatrice di questa importante kermesse e ti sei cimentata anche a scrivere di argomenti appunto per una critica televisiva a volte sembrano molto distanti. Racconta Vabbè, anche perché, questo. certo, perché poi è successo che, avendo cominciato molto presto, ero anche stufa molto presto di tutto questo lavoro di redazione, che all'inizio è veramente bellissimo, ti prende, però poi dopo un po', magari lavorare anche meno di 14-16 ore al giorno. Naturalmente io non ho figli, ho Giorgio che è mio marito, però che ci siamo conosciuti tardino, eh? Noi siamo una vocazione tardiva, perché Giorgio e io ci siamo conosciuti che avevamo una quarantina d'anni, perché probabilmente a 20-25 nessuno mi poteva reggere. Io me lo immagino, chissà com'ero, insopportabile, ma non insopportabile, non ero antipatica o cattiva, non c'ero mai, lavoravo sempre, pensavo sempre a quello, lo so, e quindi sarò stata insopportabile. Giorgio si chiama Giorgio Scianca, per chi non lo sapesse. Giorgio è Ecco. stato intervistato anche dal professor Anche lui. D'Amico e ha parlato di architettura, il cinema, la figura dell'architetto al cinema di cui si occupa adesso Giorgio. Ma appunto, avendo cominciato presto, mi sono stufata presto, nel 2006 mi sono dimessa. Mi sono dimessa dalla figura, uno che si dimette da caporedattore non è che siamo tanti, modestamente, però ero caporedattore allora. Mi sono dimessa e ho intrapreso la libera professione con la stampa, diciamo la verità, la stampa ha mantenuto con me un buon contratto di collaborazione, ho mantenuto la rubrica di critica televisiva, però ho cominciato anche a fare altre cose. Ed è stato salutare, perché è come se il coperchio della pentola a pressione, crack, mi si fosse tolto, da lì che ho potuto poi insegnare, scrivere libri. Tra le altre cose ho diretto anche, perché ero giornalista professionista,
La prima TV via web ai tempi veramente dei pionieri che Giorgio fondò, Giorgio Scianca fondò, bisogna dirlo, che era davvero, non c'era, quando ha fondato Archiworld TV, Giorgio non c'era nemmeno ancora YouTube, figuriamoci, ci cercavamo i video o producevamo i video proprio segmento per segmento. E allora io divenni direttore responsabile di Archiworld TV. Questa era direttore responsabile, insomma, così perché ci voleva un giornalista, perché in realtà di architettura ho incominciato a capirci qualcosa con l'andare del tempo. Però sì, mi sono occupata anche di quello. E per tu citavi il premio Dedalo Minosse, beh, quella, questa è un po' una cosa, alcune cosine meno un po' vanto. E questa di cui meno vanto è che ragazzi, sempre con Giorgio. Ho presentato, ho calcato, ecco, posso dire di aver calcato il palcoscenico del Teatro Olimpico di Vicenza, uno dei teatri, direi, più belli del mondo. E la premiazione del Dedalo Minosse si svolgeva lì. E io lì, con le mie palandrane di velluto, e dire, ad ecco a voi, era il primo e il secondo. Sbagliavo anche, mi sono anche sbagliata, ho detto il secondo per il terzo, perché c'erano tutti questi nomi ostrusi, nomi astrusi di voi architetti. Vertigo Liga, Tizio Percaio, e vabbè, però basta ammettere, guarda, io ho imparato anche questo nella vita, in tutta questa attività giornalistica e affini. Che errori chi non ne fa, se ne possono fare. I nostri non sono neanche mai errori così gravissimi, non stiamo a non mappiamo il genoma, come dice Bonolis, non salviamo vite. E quando fai l'errore devi però riconoscerlo, ecco questo sì. Oh, Eccolo. guarda che meraviglia! E non si può andare, è là dove c'è la prospettiva, si deve restare, ecco lì. E sarebbe stato calpestabile ai vecchi tempi, ma adesso no, si deve stare sul proscenio. Però ragazzi, ne ho fatte tante, ne ho viste tante, ma quella lì, ecco qua stai, ma quella lì è proprio un'emozione. Una bella emozione presentare davanti, pensare che quanti riverite sederi si sono seduti lì davanti in quanto è, cos'è il Palladio, ragazzi? Cos'è sto Olimpico del 700, 600? No, prima. 600, sì, alla fine del Un 500 bel po' di 600. secoli ne hanno contenuti di sederi, ma non come Siracusa, ecco, non come il teatro greco di Siracusa di Taormina, però anche questo non scherza. 1580 comunque, vabbè, 500, 600. ovviamente allora c'eravate, dai, era lì. Senti, ascolta, entriamo un po', perché io sono poi curioso, tra tutti i personaggi che tu hai incontrato, senza fare il nome, ma magari facendo capire chi è, qual è la cosa più assurda che ti sia successa? La cosa più assurda è sì, mi capitò con un personaggio, no, che non faccio nessuna fatica a dirlo, con Claudio Bisio. Claudio, intervisto Claudio Bisio in pubblico durante in una cittadina della provincia di Cuneo. Non era Dogliani, comunque non me la ricordo più, comunque in una città, non era Canelli, non mi ricordo più, comunque intervisto questo in piazza, con tutti i tavoli, eccetera, e va bene, lui dice delle cose. Questa stessa intervista la scrivo per la stampa e mi ricordo che lui mi ha fatto un non lo sapevo, mi ha detto a me, che sono la persona più corretta del mondo, modestamente, mi hai teso un trabocchetto, ti ho intervistato in piazza, ma vogliamo scherzare? Ecco, e lì mi ero proprio, l'ho trovato assurdo, mi ero Madonna. arrabbiata. E invece qual è la cosa che più ti porti appresso invece perché ti è piaciuta il personaggio tra i Ah, ce ne, tanti guarda, i personaggi ce ne sono tanti e io comunque ho capito anche questo con tanti anni di frequentazione di questi qua, soprattutto personaggi televisivi, anche noti, che alla fine non si diventa, comunque adesso Bisio però ha tante belle caratteristiche, non diventi famoso per niente, cioè nel senso che Pippo Baudo, Renzo Arbore, Carlo Conti, Chiambretti, Giletti, Bonolis. Hanno tutti come? stai toccando i vertici della piramide, cioè, stiamo alla base. Ma no, sono loro, perché loro sono tutti dotati di forte personalità.
E fateci caso, come tutte le persone dotate di forte personalità, possono piacere ma non piacere. A quanti stanno antipatici tutti quelli che ho detto? Con le donne, l'avventura, Carrà, la Clerici, cioè sono alti personaggi, però possono piacere o non piacere. Però devo dire anche, sai, vi ricordate quando Carlo Conti lo chiamavano Medioman, no? Era tacciato di questa aurea mica tanto mediocritas, cioè l'unica sua caratteristica era quella che fosse abbronzato. Non è vero, non è vero, ci vuole, cioè hanno delle qualità, se non altro, di tenacia, di capacità di rapportarsi con il pubblico. Cioè, non diventi, anche se Carlo Conti, dici Carlo Conti non è Fiorello, però non diventi Carlo Conti per niente. E così vale un po' per tutti. Pensate a Amadeus, anche Amadeus, no? Presenterà mai il Festival di Sanremo. Invece, comunque, criticato o non criticato, ha fatto due edizioni molto seguite. Ah, Ci sono. ecco, questo Festival di Sanremo è molto particolare senza pubblico. Quante volte sei stata a Sanremo e questa è la prima volta straordinaria anche per te, no? Sì, Che io racconti? sono stata a Sanremo tante volte, però non ho dei colleghi, magari liguri, che sventolano il loro pass e dice questo è il numero 56, 41. No, io ho cominciato ad andare a Sanremo nel 2001, festival condotto da Raffaella Carrà, ad andare fisicamente. Sono andata un po' di edizioni, poi alcune volte l'ho seguito da casa, quest'anno naturalmente da casa. Guarda, la prima serata, ne parlavamo anche con Giorgio Scianca, mio marito, si diceva: ma guarda, alla fine vedi che il pubblico è sopravvalutato. Lo spettacolo stava andando avanti lo stesso. Beh, col passare delle serate, di queste serate così lunghe, esasperanti, ho capito chiaramente che questo non era un festival per la televisione, cioè era un festival fatto per le case discografiche, per trovare dei prodotti che poi andassero bene, cosa che infatti sta capitando nelle radio, sui social, che fossero seguiti. Era un festival anche impaginato, a proposito di impaginazione, ormai per i social, non più per la televisione, perché non è umano pensare che uno stia, una persona normale, stia lì 5 ore, per 5, 6 ore, per 5 sere, tutta la settimana. No, ma è importante trovare il frammento. Io voglio sentire questi, io voglio sentire quelli, io voglio vedere il momento in cui Fiorello fa le imitazioni, io voglio vedere Achille Lauro con i suoi vestiti e ognuno sceglie sul web quello che ha voglia di vedere. E la fruizione va e l'audience la colgono, tanto la calcolano sulla media, fa media anche il cuore della notte, quindi tutto Cuba. Ecco, senti, tra i programmi televisivi penso che uno di quelli che ti ha affascinato di più, perché c'hai scritto anche un libro, è Report. Ah beh sì, report ho scritto specificamente sui programmi dedicati alla salute da report. Infatti il libro si intitola Di Sperling e Kupfer, Le mani sulla salute, sì, perché ed era stato un libro a interviste, avevo intervistato Milena Gabanelli prima di tutto e poi i colleghi che specificamente si occupano di argomenti legati alla salute, ma salute intesa in senso lato anche. C'era per esempio Sabrina Giannini che avevo intervistato allora, che ancora adesso Report ha cambiato aspetto, ha cambiato conduttore, come sappiamo, ha anche delle costole, degli spin-off. E la Sabrina Giannini è quella che fa una piccola serie che si chiama Indovina chi viene a cena. Un titolo così, dove che si occupa specificamente di cibi, di sofisticazioni, di importazioni di cibi dall'estero, di componenti dei cibi, di additivi. È molto interessante il lavoro che svolge. Già allora si occupava delle inchieste specificamente dedicate alla salute. E ricordo che già allora Gabanelli diceva, quando si tratta di salute, la gente non capisce più niente, cioè non capisce più niente, nel senso è coinvolta emotivamente, quindi a maggior ragione la tecnica report di controllo, di verifica, verificare mille volte. Poi ugualmente le denunce arrivano, c'era la polemica che la Gabanelli non era iscritta all'ordine dei giornalisti, quindi non aveva la tutela aziendale della RAI, la tutela legale da parte della RAI, però poi la RAI, come dire, faceva una sorta di tutela preventiva, guardava tutti i suoi programmi per bene con l'avvocato prima che andassero in onda. Chiaramente ci sono degli aspetti legali importanti anche in queste trasmissioni di inchiesta.
Certo, vedi, si chiama report la trasmissione, è un termine giornalistico. Quanti sono ancora i giornalisti che sono dei veri report o sono solo giornalisti da computer che stanno sul web? Com'è cambiato questo giornalismo, È Alessandra? cambiato, cioè, è cambiato tanto, è cambiato tanto, intanto è cambiato numericamente. Quegli organici di cui dicevamo prima che forse erano, magari erano pleonastici, però bisogna tenere conto del fatto che il prodotto giornale comunque ancora, quello di carta fisicamente, esce 7 giorni su 7, 360 giorni l'anno, quindi è chiaro che l'arco di impegno è ampio, si lavora di sabato, si lavora di domenica e quindi l'organico doveva, nella testa allora, l'organico doveva coprire anche le possibili turnazioni. Adesso è chiaro che le cose sono cambiate perché c'è il web, c'è la rete che è ancora più onnipresente, pervasiva e c'è sempre. La tendenza è quella, poi c'è il problema del costo del lavoro. Il contratto giornalistico è oggettivamente un contratto oneroso per i motivi che dicevamo, perché ci sono, vabbè, questo è un altro dibattito, si potremmo parlare, però insomma, la libertà di stampa dovrebbe essere, la libertà di stampa si paga, devi pagare i professionisti che la sostengono, non per altro, ma perché se un giornalista è pagato, meno facilmente, come dire, è condizionabile, no? Voglio vedere un giovane pagato 5 euro a pezzo se non è facilmente condizionabile da grandi entità, da grandi, non è necessaria la multinazionale, basta molto meno per condizionare. Non dico pagare, non dico, ma condizionare. Il condizionamento è più pervasivo, è un'altra cosa. Però adesso si tende ad avere comunque un gruppo sempre più esiguo di redattori, quelli che dicevamo prima, che passano tutto, mettono in pagina o mettono in rete, buttano dentro, eccetera, eccetera, sempre meno, sempre più affannati e sempre meno specializzati. Ho detto, noi facevamo le pagine, io per gli spettacoli, i colleghi per la cultura, per gli spettacoli, per lo sport, per il politico, ognuno aveva il suo ambito. Adesso sempre meno specializzazione e con alcune firme, come dire, anche extra giornalistiche che vengono cooptate per dare quel valore aggiunto che dovrebbe avere la carta, tenendo conto che l'immediatezza, che per noi era molto, i miei inizi era molto importante, oddio, ho preso il buco, cioè vuol dire non ho una notizia che un altro ha, oppure che bello, ho dato il buco, questo ci pervadeva veramente, adesso che buco vuoi prendere, vuoi dare, c'è la rete, quindi si Senti, torna sulla qualità delle firme, delle persone, dei contributi esterni. adesso è tutto quanto sul web, quindi l'informazione è ancora veramente libera, nonostante questo proliferare di articoli e soprattutto questo mondo delle fake news che ci circonda e che sembra che faccia giornalismo in alcuni casi, ma non riguarda solo più piccoli fatti di cronaca, ma addirittura una realtà globalizzata, quella delle fake news, a livello importante. Ecco, che cosa potrebbe fare oggi un produttore di disinformazione, oltre magari in alcuni casi fare le fake news lui, Parla anche questo. Non è facile anche questo, non è facile perché, come vedi, il dibattito è aperto davvero a livello mondiale, in tutto il mondo. Il New York Times in America ha optato per una rivalutazione, non lo dico per la mia categoria, ma ha optato per una rivalutazione del mondo giornalistico, cioè se ci sono giornalisti professionisti che fanno bene il loro mestiere, quindi verificano le fonti, anche se si tratta del web, per certe cose si prendono il loro tempo, perché questo è anche importante, potersi prendere del tempo per verificare, per controllare. Certo che se sei sempre pressato e inforconato dal fatto di dover dare la notizia subito, 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 prima di tutto sul web senza verificare, senza controllare, anche senza un volere callido, la fake news la lasci passare. Figuriamoci poi un sistema che ti consente, senza troppa fatica, di elaborarle, di crearle anche. D'altronde è sempre questione di tecnologie. Oh, le fake news una volta si chiamavano bufale, sono sempre esistite. Tutti cercavano di scriversi appunto la storia che faceva comodo a loro, di farla scrivere, magari non c'erano i giornali, ma le cronache esistevano e cercavano di far bello il principe. È sempre stato così. Certamente cambia anche proprio, credo antropologicamente, la grande velocità e semplicità con la quale
ci può essere la trasmissione della Ecco, fase cancerosa. una volta i quotidiani erano anche sovvenzionati dallo Stato, no? Per cui magari l'atteggiamento di chi doveva produrre il giornale a volte poteva anche essere più attento, nel senso che il suo scopo principale non era la raccolta dei fondi, no? E questo ha modificato notevolmente, nonostante che molti giornali come la stampa sono di origine, si diceva, padronale, no? Sì, certo, avere l'editore di riferimento, il padrone, ha sempre avuto alla fine la sua importanza, perché, come dire, i giornalisti dei nostri tempi si sentivano in un certo senso tutelati da spalle solide e dall'avere un punto di riferimento conosciuto, no? Per cui immagino che dalla stampa, che allora era una stampa nella fattispecie, il giornale che conosco meglio, era senz'altro considerato ed era House organ dell'azienda, della famiglia, no? Della famiglia Agnelli e della Fiat, che però bisogna dire, ecco, io credo che difficilmente i colleghi dell'economia forse avrebbero detto che l'ultimo modello di tipo faceva schifo, ecco, la vedo dura. Però, a parte quello, devo dire che grandi condizionamenti non ce n'erano, eh. Non c'era questo, il potere invasivo del padrone. Nelle notizie di altro tipo. C'era forse il direttore che faceva. Questo è un paragone forte. Nel momento in cui è tutto più debole a catena, O forse era il direttore che faceva il pezzo, diciamo, per il direttori proprietario e gli altri invece si potevano muovere e fare le proprie critiche, no? Vedo. responsabili avevano la loro io, nel bene e nel male. Io ricordo sempre con la direzione di Arrigo Levi, ci fu il caso Gheddafi. Nel senso, ah sì, c'è Fruttero e Lucentini, la coppia Fruttero e Lucentini, sapete, gli autori della Donna della Domenica, che avevano scritto, loro erano, commentavano sulla stampa, erano commentatori, columnist, come si dice, scrissero un articolo allora contro Gheddafi. C'era allora una collaborazione della Fiat con la Libia a livello industriale. Gheddafi disse ad Agnelli che se non si fosse scusato per questo articolo di Fruttero e Lucentini avrebbe ritirato la collaborazione. E la collaborazione finì perché non arrivarono nessuna scusa. Io penso che magari doveva finire perché doveva finire, non per Certo. sé. Però insomma, nella mitologia giornalistica, tra i miti fondatori c'è questo, il no, schiena dritta con Gheddafi. Cioè, il fatto che Gheddafi avesse il numero di Gianni, però. Non O viceversa. No, allora io ne approfitto anche perché andiamo in chiusura, perché il negozio è chiuso da mezz'ora, ma va bene. Ma certo, che ora è? la trasmissione, Fortunato, queste due trasmissioni si sono allungate, sono molto interessanti i nostri ospiti. Io però vorrei fare ancora una domanda ad Alessandra, se posso farla. Falla. Allora, abbiamo parlato di Gheddafi, però per esempio parliamo della stampa. La stampa ha avuto dei casi interessanti, ci cioè ha portato dentro personaggi come Michael Gorbaciov a scrivere quando è stata riaperta la Russia, un caso straordinario. Oppure penso a Mina, la cantante che si è dedicata a una sua propria pagina, o penso all'esperienza di Calabresi che ha fatto dirigere quando è arrivato la stampa a qualcun altro per 7 giorni, no? Sono queste assolutamente cose straordinarie in un mondo del giornalismo che è sempre stato abbastanza imbottigliato, no, Alessandra? Ecco, queste esperienze che poi tra l'altro sono appena recenti, no? Secondo te si potranno rifare Eh ancora? sì, cioè, Mina scrive, Mina saranno gli anni 90, la direzione no, e Calabrese aveva fatto dirigere Jovanotti, direttore per un giorno. Eh sì, ma sono, allora anche lì, quella di direttore per un giorno, il giornalismo in un momento talmente delicato che a volte mi possono sembrare anche delle stravaganze, delle facezie pericolose, perché può passare il messaggio, beh, il direttore in fondo cosa sarà mai, lo può fare chiunque, però la controrisposta era, ah, ma no, perché un sì è chiaramente un simbolo, è uno scherzo, si gioca. Io credo che sia importante innovare, cambiare, però in questo momento io, ma lo dico da giornalista, da vecchia giornalista e non certo per me, ma per la generazione successiva, la generazione dei miei ragazzi del master, è che i giornali, in qualunque modo siano essi declinati, carta stampata, radio, televisione, web, l'informazione è tecnica.
L'informazione è un mestiere, l'informazione deve essere data, non li vogliamo chiamare giornalisti perché è una categoria che ci sta sull'anima, quelli che usano computeristi, chiamiamoli diversamente, ma deve essere ci sono delle tecnicità, perché se no è come se io avessi l'appendice da operare e vado da Giorgio e dico, ma siccome tu fai le punture, toglimi via anche l'appendice. Non è così. L'informazione è una cosa troppo seria per essere maneggiata da chiunque. Non dico che dobbiamo essere noi, che dobbiamo essere una corporazione, ma ci vogliono delle regole precise. C'è tutto un problema di accesso alla professione giornalistica, c'è il problema dell'ordine, cioè ci sono dei problemi giganteschi. L'ordine dei giornalisti però dovrebbe essere regolamentato, deve essere regolamentato per legge, quindi ci vuole una legge. Pensate voi quando mai un Parlamento di questi tempi in Italia pensa alla regolamentazione della professione giornalistica. E invece forse si dovrebbe fare, perché è un po' come la demografia, no? Quante persone ci sono in Italia o nel mondo. Ecco, questo è uno dei punti più importanti a livello globale. E noi nel nostro piccolo siamo importanti per l'informazione. L'informazione non può essere delegata, scusatemi, al giovanotti di turno o alla mina di turno. Quella è una facezia, quello è un unicum, ma poi ci devono essere delle persone che hanno un mestiere, che lo fanno per mestiere. Scusate il pistolotto. No, 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 ma hai perfettamente ragione. Ascolta, invece volevo la tua opinione, visto che l'abbiamo chiesta tanti, ma tu sei un addetto ai lavori e tra l'altro anche con un bel background. Come è stata utilizzata l'informazione per il Covid? Per carità, beh, appunto, perché lì allora noi allora abbiamo anche le nostre colpe, come categoria, ormai è tutta una catena, non so, ma malissimo, secondo me malissimo, disinformazione, controinformazione, non capisci niente, cioè la reazione dell'uomo della strada normale, cioè basta, non voglio più sentire niente, vedere niente. Lì, ragazzi, un altro bel capitolo è la televisione, perché la carta stampata ha le sue e me ne assumo tutte le responsabilità, ma la televisione e il cosiddetto giornalismo televisivo, beh, i talk show, beh, quello ormai è infotainment, Poi ci si informazione stupisce che la intrattenimento. gente non guardi più la televisione, ma voglio dire, con i Appunto. messaggi che danno. Va bene, dai, ok, no, non voglio aprire un contenzioso, ma sono rimasto un po', no, lo chiudo in incisivo, tanto è dura un'ora rotta questa trasmissione, quindi lo vedranno in pochi. Ma la domanda è questa, siamo in fascia rossa, in teoria la gente non dovrebbe andare in giro, per questo tengono chiusi anche i negozi. Ieri qua in centro a Milano, dove non abita nessuno, perché ormai è il centro spopolato, sembrava di essere al mare. E allora mi domando e dico, ma anche questo modo continuato di... Allora riaprite questi negozi, peraltro la gente in giro c'è, quindi i negozi sono chiusi e la gente in giro c'è. E la Com'è gente, lì a certo. Torino? È più o meno così, sì, c'è questa grande contraddizione. È chiaro che la gente non ne può più, non sembra che le gabbie si aprano, si preme alle gabbie ancora chiuse. A me personalmente sembra strano, cioè se l'epidemia continua a correre, è chiaro che quello è l'unico modo, il distanziamento, bla bla bla, però evidentemente o non ci si crede, non ci si crede più. E io credo che lì, per tornare al discorso di prima, l'informazione l'ha fatto la sua nel creare confusione, ma anche perché è difficile verificare. È difficile andare alla fonte, contraddizioni tra portavoci, contraddizioni politiche. È un po' come la cultura in politica, i tempi sono troppo lunghi per la cultura e quindi la politica non se ne occupa. L'informazione invece ha i tempi brevissimi perché ogni ora deve uscire la notizia e quindi nessuno... Ormai l'informazione è un tweet, ecco, che l'informazione, anche dai, scusami, già che Zingaretti si debba dimettere su Facebook, che quell'altro che ricordiamoci cosa faceva Trump su Twitter, dai, ma su, ma lo credo che per loro, non vedevano l'ora di avere la possibilità di autogestire un mezzo di comunicazione, no? Però. Sì, che poi è poco gestibile, nel senso che poi funziona a paradigmi, a equazioni, adesso dietro non mi ricordo cosa c'è, e praticamente sono i primi a censurarti, poi lì non è che ti censuri una persona, ti censura questa equazione che ti dice va bene o non va bene, ad esempio con Fortunato, tutte le volte che facciamo filmati dove magari facciamo dei video, delle musiche, tu li carichi e quelli in automatico ti blindano il video. Sì. Quindi è... Non è neanche più a che fare con uno che ha coscienza e sapienza e No, conoscenza, ha hai a fatto che il fare con mestiere. un'equazione matematica che dice che quello va bene e quello non va bene. La peggiore delle censure.
Senti, chiudiamo con te con una domanda, perché bisogna che chiudiamo con una domanda importante. Vai, Abbiamo qui vai, una vai. grande giornalista che ha fatto più di 7.000 articoli, Giorgio, vada bene. Vabbè, Ok, va bene, ma però immagini, guarda immagini. cosa c'è scritto lì sotto di te. Oltre 650 incontri, questa social TV che è partita così, alla Carlona o alla Giorgio Maniera, perché ha voluto farla partire lui, ha dato un lancio così, una spinta. 650 incontri, oltre 2.000 persone da settembre ad adesso. Anche questo è un fenomeno della comunicazione. Senti, altro che. Che E cosa dici? quando l'ho messo la notizia su Facebook, ma quante persone mi hanno detto: ma che bella la conosco questa libreria, ma sei là? Ma vai davvero là? Ma cosa vado là, ragazzi? Ma no, Vado là. vado là, dove vado? Vado a Camia, vado. E vieni però, dai Alessandra, adesso quando torneremo in una nuova normalità, ti aspetto in libreria per una presentazione ufficiale e con Fortunato vieni e parli di quello che vuoi. E Giorgio che deve presentare il suo libro, anche Giorgio dovrà presentare il suo Sì, libro, ma certo, ma io, Santino. ragazzi, Tutto siamo qui. qua. Continuerete comunque con gli incontri, no? Stanno andando così bene sul web, e poi giuriamoci di No, presenza. voglio dire, allora, adesso sul web diciamo che abbiamo intensificato anche grazie alla collaborazione di Fortunato e di tanti altri personaggi, però voglio dire, voglio ricordare che la libreria nel 2019 in presenza ha fatto 220 incontri in presenza. Fischierei. In un anno, quindi la libreria è un'officina e ricordo che un incontro era con Filippo Davvero, sono venuti i vigili dicendo cosa sta succedendo dalla gente che c'era. Che io ho detto, ma niente, stiamo presentando un libro. Quindi la libreria è abituata al delirio, adesso il delirio è sul web. Ed è conosciutissima perché ti dico, io ho avuto nel mio piccolo un piccolo riscontro di tante persone che dicevano: ma dai, ma è vero, ah, ma la libreria, l'adoro, la conosco, ci vado, ci vengo, ci sei, ci to sì, per dire, va Bene, bene. adesso dopo io ti saluto, ma ti chiederò dei nomi importanti da segnalarmi e da farmi da ponte, così li portiamo anche qui. Va bene. Ok, va bene. Grazie mille. Grazie Aspetta, adesso tantissimo. finiamo la diretta, ma non scappare un attimo che ti faccio vedere la videata della libreria, così la vedi. Ah, va bene. Ok. Ciao, grazie Ciao a mille, tutti. buona giornata a tutti. Ciao, ciao. Grazie Alessandra, Grazie, grazie grazie Fortunato. Giorgio, grazie.